Siamo a Isola Serafini, unica isola abitata del fiume Po. Un paesaggio insolito, fuori dal mondo, fatto di acqua e di orti. E una quarantina di abitanti, che hanno deciso di far rivivere l'antica pratica degli orti, lavorando insieme, giovani e anziani, per recuperare la tradizione e rilanciare un territorio dimenticato. Abbiamo deciso di intraprendere una collaborazione con un'azienda agricola locale per salvaguardare quello che è una delle tradizioni più vive di Isola Serafini, ovvero quella della coltivazione dell'orto. Qui era un punto di ritrovo, l'orto, quando si lavorava in un orto tutti andavano, vedevano, guardavano, dispensavano consigli. E io sto seduto su una seggiola a guardare se lavorano bene o no, poi li sgrido. Il lavoro con gli anziani trasmette molto dal punto di vista delle tradizioni e del senso di appartenenza del territorio. E in linea con la tradizione, questo progetto è stato chiamato Il Testamento dell'Ortolano. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il territorio di Isola Serafini in modo da riscattare quelli che sono i valori identitari di un luogo che è sempre più abbandonato e è stato vittima di un progressivo arresto del suo sviluppo. Recupero delle tradizioni, promozione del territorio, aiuto alle persone fragili. Tutto questo è agricoltura sociale. Per noi impegnarci nell'immaginare nuove forme di lavoro in cui non sia solo la persona che può essere fragile, che si piega ai meccanismi del mercato, ma sia il mondo del lavoro che va incontro ai bisogni della persona, è una cifra di civiltà.